Finalmente, dopo un anno e mezzo di chiusure della fiera antiquaria, siamo stati capaci, grazie alla volontà del comune, delle enti preposte, a ripartire per la fiera antiquaria. E abbiamo visto tanta gente, ritorno anche di gente di fuori. La fiera antiquaria è tornata a casa nella sua sede naturale, le vie del centro storico Aretino, tra oggetti d'arte, mobili, gioielli, libri e stampe antiche, ma anche modernariato, vintage ed artigianato di qualità. Gli antiquari hanno così ritrovato il proprio posto in centro, mentre tutti gli hobbisti al prato, non però senza qualche polemica. Io mando la domanda, tutto in regola, eh? Mi fanno vedere una piantina a spunto, perché io sono una spuntista. Spunto, chiedo di una via, mi dicano non c'è questa via, che è proprio la via di Casoli qua giù. E poi gli ultimi arrivati sono quelli serviti meglio. Cosa devo pensare? Meglio al prato? Meglio al prato, sicuramente, Perché? perché nei mesi estivi si sta meglio lì. È più aria, c'è la gente, la più respiro, si contratta meglio. E poi più che altro che manca qui è la certezza di sapere dove siamo una volta per tutte, perché la gente è veramente disorientata, non ci ritrova nei posti. Lì nel prato gira, fa un giro, rifà un altro giro e pertanto c'è movimento e nello stesso tempo c'è probabilità di lavorare. Qui non si lavora purtroppo. Chiunque sente qua, nessuno è contento, pur essendo vicino al Duomo e all'uscita delle scale mobili. Sono tornati infine a far capolino per le vie del centro i turisti provenienti da tutta Italia, ma anche alcuni gruppi di stranieri. Ma io oggi, in verità, ne ho visti qualcuno. Ma sì, certo, ci sono gli americani che gli mancano, c'è gli inglesi che manca, quelli mancheranno ancora per un po', fino a che non si sistema la faccenda. No, comunque sì, anche con gli italiani un po' si fa, poca roba però, insomma, con calma, ci vuole.